Odoacre Starlight, il padre di Ridella, è un fabbricante di bacchette magiche e da sempre cerca un modo di testarle che non provochi eccessivi incidenti, ma non l'ha ancora trovato. E Iridella gli sventola sotto il naso trionfante la brochure della AMET. Loro simulano, papà, guarda, leggi: Algorithms Design Rapid Control Prototyping. Come parli? AMET è una società di ingegneria nata nel 1999 come spin-off dal Politecnico di Torino. Fin dall'inizio AMET ha manifestato una forte propensione all'innovazione nelle nostre attività, che sono rivolte alla progettazione e alla sperimentazione di nuovi prodotti in ambito automotive, aerospazio, ferroviario e in altri settori industriali al di fuori dei trasporti. AMET è una piccola società con sede principale a Torino e con una forte propensione anche alla internazionalizzazione, tant'è che ha una filiale in Slovacchia e a proprio inizio del 2013 ha costituito una nuova società, AMET USA, nell'area di Detroit. I nostri clienti sono soprattutto grandi aziende che costruiscono appunto veicoli, mezzi di trasporto in generale o altre attrezzature che richiedono i nostri servizi per utilizzare al meglio la simulazione numerica finalizzata alla progettazione di nuovi prodotti e per la sperimentazione e il collaudo di tali prodotti. AMET sicuramente, basandosi sulle sue forti competenze tecniche in ambito di ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria dei controlli automatici e del software e integrazione di queste, è in grado di proporre sempre innovazioni di prodotto e di processo per la realizzazione di nuovi prodotti. La forte innovatività dipende dalla forte spinta delle persone che lavorano in AMET. Questo si sposa bene con le esigenze il nostro mercato, in cui abbiamo anche dal punto di vista dei clienti una forte spinta a valicare i confini delle tecnologie per ottenere prodotti che siano migliori dal punto di vista dell'efficienza energetica, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della utilizzabilità. AMET opera nell'ambito delle sue attività abituali e dell'innovazione in una maniera collaborativa con partner che possono essere fornitori, possono essere clienti, possono essere partner in progetti in cui ciascuno porta un proprio contributo. Fin dall'inizio della nostra storia abbiamo cercato occasioni di collaborazione. Per esempio, la partecipazione ai progetti dei poli di innovazione della regione Piemonte, in particolare il polo della meccatronica e il polo dell'edilizia sostenibile e idrogeno, ci ha consentito di ampliare la rete delle nostre collaborazioni a molte imprese e su molti settori diversi, consentendoci quindi di sperimentare anche nuove collaborazioni e nuovi partenariati con cui poi entriamo in un rapporto di lavoro continuativo per la realizzazione dei nostri prodotti e dei nostri servizi.